si pensava di non farlo nascere proprio in nessun modo, mentre con tante cose è nato e basta. Ma è inumano quello che hanno creato qua, questa gente. Via Caracani, via Passarelli, si può dire che le zone storiche del centro di Matera che hanno costruzioni che risalgono tra la metà degli anni 50, come costruzione tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 50. Vi aspettavate voi che questo piccolo spazio verde in mezzo a delle costruzioni abbastanza datate potesse diventare un suolo edificabile, o pensavate che magari ci venisse fatto qualcosa di più utilità per i residenti? L'unico punto verde che c'era nella zona dove è stato messo del cemento che non andava messo. Al di là di tutte le magagne varie, insomma. Oltre che ci intralcia il nostro lavoro, la nostra quotidianità, ci intralcia il tutto, anche per i bambini, per tutto. Questo è il giardino che vuol fare il grande sindaco della città di Matera. E quanti sono gli alloggi nelle palazzine che sono state interessate? Quante famiglie ci abitano? Ci sono 16 o 16 queste. 16, altrettanto dall'altro lato, sono circa una trentina di famiglie. Ah. Si stende, si fa e voleva attaccare la rete al muro, ma è umano. Sì, ma l'ho detto non lo fare perché noi stendiamo, questa e questa. Dici no, io ho comprato fino al muro. Sì, sì. E in questa azione siete tutti compatti, tutti presenti nell'azione legale, oppure ci sono delle famiglie che non la stanno portando avanti? C'è un costo, cioè per cui c'è chi si fa avanti e chi soffre, e chi non ci sta insomma a questi costi che devono affrontare. E quindi al momento quante famiglie? Al momento siamo in 5-6. 5-6 famiglie. E in 3 anni ne avete viste di tutti i colori, eh? Di tutti i colori. Quindi movimento terra. Sotto la finestra. Poi l'abbiamo fatto togliere. Che poi l'hanno messo qua. Si è scaricato. Ha fatto una puzza per tutte le due palazzine qua. Tutta gente fuori. Loro dovevano fare solo il loro lavoro all'Istituto Case Popolare, perché le tasse le abbiamo pagato noi quando siamo andati all'estero e non abbiamo diritto di avere una casa decente. Dare i giudici, dobbiamo andare a... Lì si riferisce all'Istituto Case Popolare perché la proprietà del terreno era dell'Istituto Case Popolare. Chi comanda l'Istituto? Diventano i padroni delle terre, delle case, di tutto diventano padroni. Sono inumani questa gente, non dovrebbero stare a quel posto.
che non sono proprietari del questo terreno, né l'istituto e né chi l'ha comprato. Siamo in una campagna, non in una città, in una campagna che si fa un deposito per capre o conigli o vacche, che nemmeno le vacche ci vanno là. Comunque è veramente terrificante, ma come cazzo gli è venuto? Ma è impossibile. Show up early.